un grande attore? Perché il metodo? Perché? Ma allora, per Gianmaria Volonté recitare non era giocare, era una cosa assolutamente seria, quindi veramente lui si faceva impossessare da questo personaggio, uno studio meticoloso che partiva mesi prima, uno studio della sceneggiatura a memoria, non solo della sua parte, ma di tutta la sceneggiatura, e faceva una vera e propria inchiesta, soprattutto se pensiamo a personaggi realmente esistiti, Enrico Mattei, Aldo Moro, quindi un lavoro lunghissimo. Ecco perché poi arrivava a interpretare questi personaggi in una maniera, direi, quasi scientifica. Lui effettivamente non è che schiacciasse un interruttore, quindi adesso sono il personaggio con te durante questa intervista, poi dopo torno nei miei panni. No, lui per quei mesi, anche a casa, quindi anche quando tornava dal lavoro o era sul set o restava nel camper, lui continuava a essere quel personaggio. Quindi se lo incontravi nella durata della lavorazione, incontravi quel personaggio lì. C'è un aneddoto di Montaldo che gli dice: Gianmaria, vorrei andare a cena con te, non voglio andare a cena con Bartolomeo Vanzetti, cioè, quindi o con Giordano Bruno. È uno dei pochi attori che dice no a Federico Fellini, lo cerca per il Casanova, gli offre tantissimi soldi, nonostante il suo agente Fausto Ferzetti cerchi di convincere in tutti i modi. Anche in quel caso Volonté dirà no. Probabilmente lo stile di Fellini, anche il modo di approcciare un film rispetto agli attori, Volonté aveva paura di perdere il controllo di quella cosa lì. E quindi lui, se non aveva il controllo del suo personaggio sul set, difficilmente accettava di partecipare a un film.